Sì, sono molto contento per il mio debutto contro l'Atalanta. È stata una bella partita importante che abbiamo vinto e mancava solo il gol. Ha visto Bairami! Bairami! Musso! Dice di no! Bravo a ingigantirsi! Parata croce qui di Musso! Sì, è stato bravo lui, però secondo me potevo tirare anche un po' più meglio io. Ho scelto Sassuolo perché è una piazza molto importante con un allenatore che già conoscevo. Ho parlato anche con lui e sono ragazzi molto, molto forti. No, è un ambiente come Empoli, con ragazzi giovani che sanno giocare a calcio e sono molto contento di essere qui. La prima settimana è stata buona, ho ritrovato due o tre calciatori che già conoscevo e anche gli altri che mi hanno aspettato molto buono. Sì, l'anno scorso ho conosciuto Pinamonti a Empoli e mi sono trovato molto, molto bene in campo e fuori campo e spero che torna più veloce possibile con la squadra. Le mie aspettative sono aiutare la squadra con le mie caratteristiche e fare più gol e più assist possibile. A domenica contro Udinese sarà una partita molto fisicamente, una squadra che gioca uno contro uno e noi dobbiamo fare la nostra partita e preparare il miglior possibile. Sì, io sono nato a Zurigo, origine albanesi e ho fatto tutto il settore giovanile a Grasshoppers. Ho fatto lì la prima squadra e poi sono venuto in Italia da 3 anni e mezzo che sono qui e sono molto contento. Sì, era vicino a casa mia e ho fatto lì le prove e poi ho fatto tutto il settore giovanile lì e è stato un periodo bello. Ero 3 anni e mezzo a Empoli, sono stati 3 anni e mezzo belli e la cosa più bella era che quando abbiamo vinto la Serie B con il mister Dionisi ho imparato tanto lì. Sì, ho fatto delle gol e delle assist e sono molto contento che ho fatto questo per Empoli, però come dicevo si può sempre migliorare. E sì, io mi sento un trequartista, però posso fare anche mezzala e esterno alto. Zidane è il mio idolo, mi colpiva molto la sua eleganza, la sua intelligenza nella partita quando giocava. Dentro Bairami esordio con la maglia nero-verde per Bairami, che come ricordato è già stato allenato da Dionisi. Ho avuto 3 allenatori molto importanti e sono 3 allenatori che giocano a calcio e sono contento che ritrovo di nuovo il mister Dionisi perché ho avuto un periodo molto importante con lui. Su Andrea Zoli, anche con lui abbiamo fatto la salvezza che era molto importante per noi. E con Zanetti ho conosciuto solo 6 mesi, però sono stato 6 mesi che ho imparato anche da lui. Ho fatto tutto il settore giovanile per la Svizzera e poi è arrivata la chiamata del mister che era Edi Rea e mi ha chiesto se voglio venire a giocare per l'Albania. Ho parlato con la mia famiglia e alla fine ho scelto con cuore per l'Albania. Molto, molto contento e orgoglioso di giocare per l'Albania. Una partita particolare era il mio debutto contro Ungheria e la partita contro Italia. Un consiglio turistico, Zurigo, che è molto bello, però più bello a visitare quando è freddo lì, perché quando è caldo è meno. E in Albania Tirana è capitale, che è molto bello. Da piccolo sognavo sempre essere un calciatore e giocare nei grandi, grandi stadio. Il calciatore che ho visto finora che mi ha colpito di più era Dybala, che è un giocatore per me molto molto forte. Spiace molto che è successo lì nel Turchia e Siria e siamo tutti con loro e spero che finisce veloce.